Ciao e bentornati a questo nuovo video. Oggi faremo una prova di taglio con tre dei miei coltelli. Vi presento. Questo è Moracknife Robust Carbon. Questo è un Ultraforce Heavy Duty Carbon. E questo è un Sogniac Sika 90. Prova non convenzionale, nel senso che non andremo a fare una prova di chopping e battoning come negli altri test che abbiamo fatto. Faremo una semplice prova di intaglio di uno stick di legno e vediamo questi coltelli come si comportano nel carving. Il Sika 90 è dato e venduto come coltello da caccia. L'Ultraforce Heavy Duty è un coltello da lavoro tuttofare, serve sia per tagliare che per spaccare e per rompere. Anche il Mora Robust è un coltello tuttofare. Non è stato progettato in maniera specifica per l'outdoor, ma come vedremo nel taglio si comporterà davvero bene. Sia il Mora che l'Ultraforce hanno un fodero in plastica rigida con un foro nella parte inferiore per fare uscire eventualmente liquido se rimangono bagnati, mentre il Sogniac è stato dotato di una fodera morbida in sintetico. Tutte e tre hanno la clip per essere appesi alla cintura. Sia il Moracknife Heavy Duty che l'Ultraforce sono fatti in un acciaio al carbonio, mentre il Sogniac Sika 90 è un acciaio inox. I primi due erano un acciaio veramente molto duro, intorno ai 59 HRC. Il Sogniac invece è un po' più morbido, dovrebbe essere circa intorno ai 57 HRC. Vediamo misurazione delle lame. Per quanto riguarda il Mora, lunghezza della lama 8,8 mm, altezza della lama 2,2 cm, larghezza della lama siamo intorno ai 3 mm. Ultraforce, lunghezza della lama 9,3, quasi 9,4. Altezza della lama 2,2 cm per più di 3 mm di spessore. Andiamo a prendere il Sogniac, misuriamo la lama dal tagliente. La lama ha una lunghezza di 9,2 cm per un'altezza di 2,7 cm. È una larghezza di, anche qua siamo quasi sui 3 mm. Iniziamo con il Sika 90. Ovviamente i coltelli sono stati tutti precedentemente affilati e proviamo a fare questa operazione. Sogno fa una fatica tremenda entrare nel legno, come si vede, a fare questo tipo di lavoro. E questo perché? Questo per la particolare configurazione del coltello, che ha un bisello drop con un micro bevel a 20 gradi. Non è la configurazione ideale per un coltello per intagliare il legno, assolutamente. Questo coltello, in un mio precedente video, lo avete visto all'opera ed è praticamente una macchina da guerra per quanto riguarda chopping e battoning, per avere una costruzione full tang, una lama molto spessa che affonda nel legno col chopping e battoni in una maniera veramente buona. Però per fare questi lavori di carving questo coltello ha delle grosse, grosse difficoltà. Passiamo adesso all'Ultraforce Heavy Duty, profilo Scandi con micro bevel, sempre molto affilato, e vediamo se si comporta meglio del Sogniac Sika. Anche questo, come avete visto in un mio precedente video, è un coltello molto molto sturdy, molto robusto ed è comunque adattissimo per i lavori da campo. Vediamo come se la cava
con questo tipo di taglio invece. Un po' meglio decisamente del Sika, come vedete, in grado di entrare molto meglio nel legno. Direi che se la cava egregiamente. Profilo Scandi a zero, senza micro bevel. Questo secondo me è la configurazione ottimale per un coltello che serve a intagliare il legno. E adesso lo vedremo un secondo all'opera. Un coltello ovviamente molto più delicato sul profilo degli altri due, perché non avendo il micro bevel nelle operazioni di percussione come il batoning, come il chopping, è molto molto più delicato e si può spezzare molto più facilmente del profilo degli altri due. Come vedete, sul legno è qualcosa di spettacolare, cioè, è una cosa micidiale. Questo è il coltello ideale, secondo me, per fare bushcraft. Bisogna stare ovviamente molto molto attenti a picchiarlo e a batonarlo, cosa che sicuramente un coltello come il Sika 90 è più capace di fare. L'Ultaforce, diciamo che tra i tre è quello un po' più versatile, cioè è adatto all'intaglio del legno anche se non come Robust, ma è in grado anche esso di spaccare legna come se non ci fosse un domani, anche se non è full tang, avendo un codolo che finisce più o meno a 2/3 di lama, è comunque adatto lo stesso a fare chopping e batoning, cosa che invece il Sonyak Sika 90 è portato a fare. Questo è il risultato che vi faccio rivedere. Questo è quello che riesce a fare il Sika, questo è quello che riesce a fare l'Ultaforce e questo è quello che riesce a fare il Mora Robust. Facciamo adesso la prova di fare una punta a un picchetto, prima col Sonyak e poi con gli altri due. Direi che Sonyak non eccelle in questo compito. Proviamo adesso con l'Ultaforce Heavy Duty e vediamo se si comporta meglio. Diciamo che decisamente se la sta cavando un po' meglio, tenendo conto che questo legno è veramente tosto, eh? È legno molto secco. Le fibre sono molto molto attaccate. Si comporta abbastanza bene. Proviamo adesso col Mora e vediamo la differenza. Direi che non c'è assolutamente paragone. Come entra nel legno questa lama Scandi, pochi coltelli lo sanno fare. In conclusione, pur sembrando tre coltelli relativamente simili, come abbiamo visto, l'Ultaforce Heavy Duty è un po' una via di mezzo. Se volete prendere un coltello per il carving
nel bushcraft per il taglio del legno prendete tranquillamente un robust che più o meno è adatto a fare anche gli altri tipi di lavoro. Come ho già detto, un po' più delicato sul filo perché è uno scandi a zero, cioè non ha un micro tagliente. L'Ultraforce Heavy Duty è un profilo scandi analogo al Moraknive Robust, ma è stato fatto con un micro bisello, cosa che rende il bordo lama molto molto più robusto, anche se sicuramente sul legno taglia molto meno. Infine il Solniak Sika 90, che anche se molto affilato, questo è il Solniak, nonostante sia affilato, proprio la configurazione di questo coltello, un micro bisello che questa parte finale tagliente si vede in traslucido a 20 gradi, accoppiata a un bisello di questo tipo, a un drop point, non è l'ideale per tagliare il legno e fare del carving, mentre è cazzutissimo, come avete visto nel mio precedente video, per spaccare legna e sicuramente a tagliare altri tipi di cose, come corde, il cibo. È un coltello comunque tutto fare. Grazie per aver partecipato ancora a questo nuovo video, ci vediamo al prossimo.